Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortover che parla, benvenuti in video su Fortnite. Oggi ragazzi, a grandissima richiesta, finalmente video su tutti i miei settings, comandi, sensibilità e tutto. Dovete sapere ragazzi che la mia sensibilità è in funzione dei control freak che io utilizzo sul mio controller. Quindi se volete adottare la mia sensibilità, vi consiglio di utilizzare i control freak. Credo che siete entrati tutti in questo video cercando di migliorare la vostra mira, credo che su questo siamo tutti d'accordo. E appunto vi consiglio per esperienza personale di comprarli ragazzi. Vi lascio il link di affiliazione di Amazon in descrizione di un bel paio di control freak. Quindi se anche voi volete comprarli basta che andate sotto in descrizione nella zona attrezzatura e lì c'è tutto. Ma ora passiamo ai settings. Quindi ci sta tutta sta roba ragazzi, sensibilità 800, 800, 0523. Poi vabbè, queste sono cose inutili, 350 e 350, costruzioni 1600, modifica 1750. Vi lascio scorrere anche queste cose nel caso vi interessino. Voi se qualcosa raga bloccate, se vi interessa qualcosa in particolare che volete vedere, ce l'ho l'aim assist comunque se ve lo chiedete. Poi per quanto riguarda i comandi invece questi sono quelli di combattimento, io ovviamente ce l'ho personalizzati. Build controls, edit controls e Dead Zone, ragazzi, se volete vederli basta che bloccate lo schermo e ve li inserite. Bella guys, voglio ricordarvi che se volete supportarmi, negozio oggetti supporta un creatore con il codice FORTU, accettate, da ora ogni acquisto che farete vi darà un piccolo supporto. Grazie a tutti. Ma sai che fine ha fatto? Boh, frate, credo che sta... Oddio, no, raga. Cioè, no! No, 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 il robot! Il robot! No, raga, il robot. E qua come fai? Qua come fai? Cioè, ma spiegate come... Ragazzi, ma stiamo scherzando. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Ragazzi, per piacere, stiamo scherzando. Cioè, stiamo pariando. Aiuto, per forza, cioè, non potete essere seri. Non potete essere seri, vi giuro. Non ci credo. Sta un robot in mezzo. Sta un robot in mezzo alla città. Vi spiegate? Vabbè, a parte questo mi ha eliminato. Vabbè, sì, io poi non so come sto sopravvivendo, ma a breve morirò. Cioè, mi spiegate come si countera un robot così? Cioè, all'interno di questa città, come fai a non morire contro un robot? Sì, ma che culo, permettetemi. Mamma mia, come sono scarso, mi credete? Veramente, faccio sul ridicolo. Sono ridicolmente scarso. A parte che mi sono perso sicuro un'arma buona prima, che non ho visto, cioè. Sta uno con la doppietta in giro. Quindi praticamente one shottato. Ah, se ti chiusi nella casa non può prenderti. Ok, giustamente perché non può sfondare, è vero. Però. Guardate che comunque non è facile poi gestirlo perché. Un giorno devi uscire. È quello che ci vuole che appena esci ti fa un wasted della Madonna che non te lo dimentichi più. Cioè, permettetemi, ragazzi. Ah. Ma per favore, però. Cioè, voglio dire. Speriamo che nessuno lo pigli. Per ora non l'ha preso ancora nessuno, raga, ma. So che a breve succede quello che non deve succedere. Semplicemente, cioè. Provo a pigliarlo io. Provo. A parte che massacro. Appena secondo me mi vede qualcuno. Se lo so pigliato. Questo è un mecca? No, non se lo sono ancora presi, però a breve. Per forza, cioè, raga, lo so. Se lo prendo appena. Cioè, se lo pigliano appena mi avvicino. Appena mi avvicino, un tizio entra dentro e mi elimina. Non ho manco il tempo di entrare in una casa. Quanto ci scommettete? Cioè, sul serio, per forza va così. Raga, provo. Il robot è forte anche perché in realtà sfonda comunque. Quindi mo, il fatto che non sfonda è un grande. Grande handicap, però. Perché rimane forte, ma non è un mistero stavolta. Infatti sta un altro robot, raga, va. Mi piglio il robot e mo andiamo a fila, dai. Mi piace il vantaggio tattico, sì?
Deve semplicemente farmi cadere da lui, perché se cado da lui poi puoi eliminarmi. Guardate che la sua mossa non è stupida, ragazzi. Questo è un tipo intelligente. Meno male. Ti prego non sparatemi, non rubatemelo. Ti prego non sparatemi, non rubatemelo. Ti prego non sparatemi, non rubatemelo. Ce n'è un altro, aspettate raga, allora. Devo cercare di aiutare in qualche modo. È andata bene, va bene. Sì, però ti devi coprire, perché altrimenti... Come ha fatto a non morire questo tipo? Devo un attimo saltare e levarmi, perché questo altrimenti mi fa male. Ok, ora che si spera che io abbia una visuale un po' migliore, prima di saltare in aria. Ok, io dal robot, ragazzi. Il robot ha fatto il suo, tutto il bene, ma ora esplode, quindi va bene così. Non so questo come non mi abbia colpito, perché io ho sentito praticamente il proiettile che mi bloccava, come se mi avesse colpito, e non so come sia stata possibile questa cosa. Quindi va bene. Non so perché ho quest'aura strana, sinceramente. Ah, io non so perché io ho ancora il vestito, cioè teoricamente si sarebbe dovuto levare. Qualcuno mi spiega questo effetto? Perché non ne ho idea di, non ho idea di cosa sia. Oh, ma che palle che sei. Per me è qualcuno della montagna, capito? Non mi preoccupa assai. Ah no, a parte che questo si sta mirando qualcun altro. C'è qualcun altro da questo lato, perché stava a mirare. Eh sì, sta mirando ancora. Perché c'è, ci deve essere per forza qualcun altro. Sì. Perché sono così ciecato oggi? Forse ho danni a contatto da troppo, non lo so. Allora, sono entrambi. Uno è senza shield e l'altro c'ha 3 di shield. Cioè, l'altro sta senza. Quindi, se gentilmente vogliamo cominciare un attimo a farci scendere la vita tutti quanti senza ripigliarla. Perché? Questa cosa? Mi credi su Cristo che non ti ho capito manco, manco domani? Cioè, non ti ho proprio capito. C'è un nemico di fianco. Allora la cosa è molto più divertente. Sfondamelo, ti prego. Ti prego, rompimi quella cavolo di jump, ti supplico. Allora raga, siamo quei tre. Siamo quei tre, quindi tanto meglio, tanto meglio. Ora provo un attimo ad andare a eliminare il mega, cioè il robot, non so come si chiama. Così poi mi levo il pensiero e posso giocare più soft con l'ultimo. Magari se capissi quanta vita è rimasta sto coso. Ok, vabbè. Allora se ce l'ho io me lo devo mantenere ground. I materiali per farlo ce l'ho. Siamo ancora in due, quindi senza proprio problemi mi mantengo le ground, vabbè. C'ho pure due falò, quindi uno me lo sparo quasi quasi, nonostante ce n'era un altro, ragazzi, lo so. Non devo dargli il tempo di uscire. Appena esce devo spararlo. Solo che questo non si focussa su di me, giustamente. Dai. Guarda, sto provando ad eliminare un altro. Non ti sto andando contro. Quindi dammi un secondo. Guarda, fratello mio, non complichiamoci la vita che teniamo un nemico davanti. Aspetta un secondo prima di fightarmi, ah. La safe ovviamente è stata quella del terzo nemico, dal terzo incomodo. Raga, ma credo che qua perdiamo, ve lo dico. Vabbè, andando in picchiata si è solo fatto un piacere. Si è andata a salvare. Io intanto cerco di fightare con questo, raga. La jump so dove sta.
Questo modo deve andare solo in safe, altrimenti è morto, cioè semplicemente. Vabbè, è morto, ok, via. Ho 700 di materiale per finire questa partita. Va bene. Va bene, ci sto, mate. Let's fucking do this, bro. Che vinca il migliore. I just wanna aim myself, wanna fucking ending and pessimistic. Dai, bro, dai. Sorry, non funziona. Sta curando. Questa cosa può finire solo in una maniera male. Let's fucking go, babe. Let's fucking go. GG, ragazzi, bella partita con Mecca, bella con tutto, ci sta. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e attivate la campanellina. Mi raccomando, ci tengo un sacco. Schere.